Benvenuti a Studenti al Lavoro. In questa puntata parleremo del corso per operatore sociosanitario, figura sempre più importante per la società odierna, e lo faremo con la direttrice del corso, professoressa Maria Antonietta Ruggeri. Parliamo dell'operatore sociosanitario, che è appunto un professionista che viene appunto formato grazie ad un programma specifico e che le permette a questa figura di poter lavorare in vari settori. Pensiamo al sociale, pensiamo al sanitario. Chiaramente il programma di studio è un programma impegnativo. Il programma prevede la frequenza di ben 1000 ore. C'è una parte di formazione teorica, una parte di laboratorio e una parte appunto di tirocinio. Come e dove si frequenta? Chiaramente l'istituto tiene conto della provenienza dello studente, tiene conto della sua organizzazione di vita, anche perché molto spesso ci troviamo a formare adulti, persone che magari già hanno famiglia, che hanno problemi di varia natura, per cui l'istituto rende flessibile la propria offerta formativa. Come è organizzato il corso? Il corso si organizza per moduli. C'è una parte propedeutica e poi una parte professionalizzante. La parte propedeutica chiaramente è una parte che ha il suo valore, perché istrada lo studente, gli offre tutte quelle competenze minime che poi gli permetteranno di vivere quello che è il suo spaccato professionale. Nella parte propedeutica noi troviamo 3 moduli, tant'è vero che quando uno studente arriva nel nostro istituto vede anche tutta l'impalcatura e si rende conto del nostro modo di operare. Ogni modulo chiaramente ha un suo numero di ore e ha una verifica poi finale proprio di apprendimento che ci attesta che quei determinati contenuti sono stati acquisiti. Nella parte propedeutica noi troviamo la legislazione, che è una parte sicuramente importante, ma poi troviamo tutta quella che è la parte relativa al decreto 81, un decreto fondamentale per chi lavora appunto in luoghi come anche la sanità, proprio è una parte di conoscenze che è importante avere per potersi proteggere, anche perché lavorare in sanità, lavorare nel sociale eccetera comporta comunque anche una certa usura per la persona, per cui diciamo qui ci sono tutta una serie di indicazioni comportamentali utili ad evitare patologie o problemi proprio nel campo operativo. Dopodiché abbiamo 5 moduli, dal B1 al B5, che sono i cosiddetti moduli professionalizzanti. È chiaro che lo studente in questo periodo farà parte di attività teorica, parte di laboratorio. Abbiamo allestito un bellissimo laboratorio dove lo studente può, prima in ambiente protetto, provare tutta una serie di tecniche professionali per poi riviverle accanto al paziente nel momento di tirocinio. Il tirocinio a sua volta può essere svolto in strutture diverse a seconda di quella che è l'esigenza anche dello studente stesso, per cui abbiamo strutture ad esempio dove c'è solo il sociale. E sembra strano, ma l'operatore sociosanitario è un professionista che anche nel sociale trova la sua ragione di esistere. Nel sociale l'operatore può collaborare, pensate, in lavorare per bambini, per minori, per disabili. Il campo della disabilità è una delle aree dove un operatore sociosanitario può benissimo dare una prestazione di carattere professionale. Di solito nella storia, quando si pensa agli OS, si pensa più a figure agganciate solo all'area infermieristica, ma così non è, anche grazie a quello che è il programma di studi. Per cui i tirocini saranno in tutto, rappresentano 450 ore del monte ore e possono essere quindi o vissute in un'unica struttura, se la struttura permette, o almeno la doppia caratteristica, oppure in strutture diverse.
Questo chiaramente anche qua tenendo conto dell'esigenza anche logistica del lavoratore o del suo interesse, perché magari qualche studente ha il piacere di fare esperienze in grandi strutture sanitarie, per cui allora lo asseconderemo anche per rispondere a quelle che sono le sue esigenze formative. Oppure cioè, è anche possibile vivere in strutture anche a carattere più ridotto, più semplice, però che magari in quel tipo di struttura lo studente trova rispondenza ad alcune cose. Noi abbiamo avviato adesso per esempio dei rapporti di collaborazione anche con casa famiglia, dove sono ospitati dei minori, minori problematici, e possiamo veramente vedere dopo qualche anno di collaborazione che questo tipo di esperienza è fortemente formativa. Ragazzi che si sono anche hanno acquisito il titolo da noi da poco tempo ci riportano anche questa loro esperienza positiva e la soddisfazione di lavorare in alcuni ambiti. Chiaramente il corso non ha una rigidità di nessun tipo, che significa non che si possa fare sconto sulla frequenza, ma significa che ci si rende disponibili nella programmazione proprio alle varie esigenze possiamo dire presentate da ogni studente. Abbiamo corsi articolati nel fine settimana, per cui che si muovono sul sabato e sulla domenica, magari evitando anche spostamenti molto frequenti, perché il nostro istituto ha anche una parte di convitto alberghiera dove lo studente può anche essere accolto e di cui quindi può tener conto, oppure abbiamo delle frequenze infrasettimanali, ma non basta. In alcuni casi organizziamo addirittura delle full. Se uno studente per delle motivazioni personali non può frequentare in secondo quello che è il calendario didattico che viene istituito all'inizio del corso, ha l'opportunità di raggiungere il nostro istituto in delle settimane intensive, dal lunedì al sabato. L'istituto organizza comunque nelle giornate tutta una serie di lezioni specifiche e quindi lo studente ha magari anche modo di recuperare quanto nella normale programmazione è stato perso. Perché fare questo corso? Questo è un corso sicuramente che ha il suo valore, in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Partiamo un po' dai dati epidemiologici, l'epidemiologia, ma gli stessi dati ISTAT ci presentano una popolazione con degli indicatori molto significativi. Intanto c'è un incremento della popolazione anziana, l'Umbria è una delle regioni insieme al Friuli dove la vita media sta veramente aumentando, ed è chiaro che aumentando come indicatore la vita media delle persone ci può essere esigenza. Comincia a comparire la cosiddetta fragilità negli anziani, per cui si rende necessario sicuramente avere dei professionisti correttamente preparati. L'OSS, fra l'altro, non è un professionista da pensare solo, possiamo dire, all'interno di strutture. L'OSS è un professionista che può anche ipotizzare una prestazione a domicilio, per cui chiaramente sotto la supervisione, no? Magari o dell'infermiere responsabile o di un assistente sociale che gestisce determinate partite e situazioni, l'OSS può essere così spendibile. Tutto questo chiaramente offre o mette almeno a disposizione della persona che acquisisce questo titolo tutta una serie di situazioni occupazionali di valore. L'operatore sociosanitario è appunto un professionista, quindi che ha una preparazione specifica nel campo sanitario e nel settore sociale. Quali sono le opportunità che un titolo come questo può dare ad una ragazza, ad una persona che fa comunque questo bel percorso formativo? Allora, quali sono le possibilità? Intanto quella più scontata è quella sanitaria. Tutti quanti pensando all'OSS pensiamo alla struttura ospedaliera e sicuramente lì c'è una possibilità, ci sono concorsi
a livello nazionale, dove i ragazzi possono appunto partecipare avendo acquisito la qualifica che noi rilasciamo a chi ha correttamente effettuato il percorso. Ma non c'è solo l'ospedale. Per i ragazzi ci sono tutta una serie di altre alternative. Chiaramente la casa di riposo, perché no? E nella casa di riposo che cosa fanno? Anche lì ha una sua specificità, lavora sia per quella che può essere l'igiene del paziente, ma anche sotto l'aspetto sociale, ludico, ricreativo, che sono altri ambiti del lavoro, della professione, che possono dare sicuramente una buona soddisfazione ai ragazzi. Ma non solo. C'è tutto il discorso che riguarda l'handicap. Nell'handicap oggi l'handicap è un problema, in modo particolare noi troviamo strutture di territorio dove ci sono queste, dove i ragazzi sono ospitati o come day hospital o addirittura nell'H24, per cui tutto il giorno e la notte hanno necessità di figure di riferimento. L'OSSE è un professionista che anche in strutture di questo tipo può dare il suo contributo, ma non solo. C'è anche il discorso minori. I minori è un settore molto delicato, pensare di lavorare con i bambini sicuramente è anche un bel momento ed è un'esperienza importante ed interessante. Strutture per minori possono ricorrere all'OSS proprio anche per quella che è il prendersi cura, quindi l'assenza di alcune figure parentali che in alcune situazioni purtroppo vengono meno, può essere comunque supportata sicuramente l'educatore, la figura principe, ma accanto un OSS con un'adeguata preparazione può dare un buon supporto. Quindi, come possiamo vedere, l'offerta che poi è ampia e l'OSS ha sicuramente tutta una serie di contenuti specifici che lo abilitano veramente ad interfacciarsi con professionisti vari. Infatti una delle cose su cui si lavora molto come equipe è il concetto di equipe. Il ragazzo l'OSS che finisce il suo percorso sa che non sarà da solo e che dovrà avere una abilità in modo particolare anche nelle ore di sociologia e di organizzazione del lavoro. Noi sottolineiamo sempre questo, il saper lavorare in equipe. Nell'equipe l'OSS trova, secondo quello che almeno dicono i sangue testi, l'opportunità di realizzare la sua persona e quindi di essere un professionista di ampio valore. Finisce qui anche questa puntata di Studenti al Lavoro. Continuate a seguirci, sempre su TEF Channel.